Secondo alcuni siti web, Amici è uno spettacolo che va alla ricerca di talenti e si struttura come una scuola, alla quale partecipa una classe di alunni che aspirano a diventare cantanti, ballerini di jazz, hip hop e danza classica o attori. Amici di Maria De Filippi, o più semplicemente Amici, è un talent show italiano in onda dall'anno 2001, prima edizione Italia 1 condotto da Maria De Filippi. Nell'arco della settimana viene mandata in onda la striscia quotidiana registrata che mostra i momenti più significativi della giornata. Il sabato o domenica pomeriggio c'è la diretta TV condotta da Maria De Filippi. In queste ultime ore moltissimi sono stati i conoscenti di Piero che gli hanno rivolto delle dediche dolcissime attraverso i rispettivi canali social. Da Gianni Sperti a Gerry Scotti tutti si sono stretti nel ricordo dell'assistente di studio. In questo clima di caos e di profonda sofferenza sono arrivate anche le parole della ballerina più celebre di Amici, Elena Damario. Il suo ultimo post, comparso come un fulmine a ciel sereno, non ha fatto altro che acuire la tristezza dei fan. Anche la talentuosa Elena Damario, ex concorrente di Amici, e ad oggi professionista all'interno del medesimo programma, si è voluta esprimere in merito alla scomparsa di Piero Sonaglia. Un lutto devastante, quello che ha colpito la famiglia della Fascino, la società fondata da Maria De Filippi, e che i collaboratori più stretti della conduttrice stentano letteralmente ad elaborare. Lascia un vuoto incommensurabile. Niente sarà come prima, ha scritto la ballerina nella descrizione del post che ha raccolto una cifra esorbitante di cuoricini. La compilation, formata da due clip ed una foto, racchiude alcuni dei momenti più spensierati e divertenti che la Damario ha trascorso assieme a Sonaglia. Un professionista sia all'interno degli studi televisivi che al di fuori. La tua attenzione, professionalità e bravura è un esempio, ha aggiunto Elena, che ha voluto dire addio all'amico con parole che trasmettono tutto il suo straziante dolore.